E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare dell'anno 4 di Destiny 2. Come saprete, di recente sono venuti a galla alcuni nuovi leak riguardanti l'espansione autunnale, quella che ci introdurrà appunto all'anno 4. Tuttavia, in questo video non staremo ad elencarvi tutte le informazioni che sono state svelate, ma ne faremo un breve riassunto in modo da poter esporre i nostri pensieri al riguardo e poter aprire una discussione insieme a voi. Iniziamo quindi con quello che Bungie stessa ha voluto dire riguardo l'anno 4. Nell'ultimo settimanale, infatti, per chi non lo sapesse, sono stati elencati gli obiettivi che la casa si pone per questo nuovo anno di attività. Primo tra tutti, e che li riassume al meglio, è quello di migliorare il legame narrativo tra una stagione e l'altra. Abbiamo già osservato dei cambiamenti a riguardo durante quest'anno 3, che seppur non molto ricco di attività, ha bene o male seguito sempre un unico filo della storia. Al contrario invece delle espansioni precedenti a Shadowkeep. A nostro parere questo è un aspetto che in Destiny è sempre mancato e che anche un po' a causa della lore non ha mai permesso ai giocatori di comprendere appieno la storia del gioco. Bungie ha quindi dichiarato di voler chiudere il cerchio che hanno iniziato a tracciare ormai 3 anni fa con la scoperta delle navi piramide, che quanto pare faranno la loro apparizione proprio il prossimo autunno, con il DLC che, secondo il leaker, si intitolerà Il Collasso. Con il collasso ci troveremo finalmente faccia a faccia con l'oscurità e dovremo esplorare la misteriosa finalità, destinazione segreta nel cuore delle navi, all'interno del quale una nuova razza ci attenderà minacciosa. Oltre ad essere considerata l'equivalente della città sognante per Forsaken, la finalità sarà anche la location del tanto atteso nuovo raid, il cui boss sembrerebbe essere il Vagliatore, misterioso emissario dell'oscurità. Sembrerebbe che Bungie voglia mirare a riproporci una stagione simile a quella di Forsaken, che ad oggi corrisponde sicuramente al miglior periodo che abbiamo passato in game. Questo perché Forsaken era un insieme di attività, misteri e meccaniche che settimana dopo settimana ci tenevano attaccati al joystick e ci sorprendevano sempre con qualcosa di nuovo. Basti pensare alla meccanica della corruzione della città sognante e all'aggiunta delle sfide ascendenti, che già di per sé richiedevano tempo di gioco. Tuttavia, cara Bungie, l'errore che ha lasciato sprofondare l'anno 2 e che, se evitato, potrebbe portare l'anno 4 al successo, è stato sicuramente quello di essersi limitati ad una buona espansione, abbandonando poi le stagioni successive all'aggiunta di attività e storie sconclusionate. Seguendo quindi la scia di Forsaken, aggiungendo la tanto attesa oscurità con le sue numerose navi piramide, e prolungando l'ombra di una grande espansione per tutto l'anno secondo i criteri suggeriti da Bungie stessa, potremmo, a parer nostro, passare un fantastico anno di gioco e riportare Destiny allo splendore di un tempo. A questo punto tocca a voi, cosa ne pensate? Credete anche voi che se gestite bene le cose potrebbero tornare ad andare per il verso giusto? O come molti ormai vedete la barca colare a picco sempre più velocemente? Fatecelo sapere nei commenti e apriamo una bella discussione per confrontare le idee. Detto questo ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate like, commentate e condividetelo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.